Si avvicina il decimo compleanno, tutt'altro che positivo, per quello che si può definire un gigante di cemento abbandonato, il multipiano Silos di via Caprera a Cagliari, 400 posti auto totalmente vuoti, completamente vuoti, in una struttura dove abbondano sporcizia e degrado. Una storia che inizia nel 2008, quasi 10 anni fa. Oramai la chiusura del multipiano, poi tutta una serie di procedure, la regione ha poi ceduto questo silos al comune di Cagliari. Ci sono anche 600.000 euro, sempre girati dalla regione all'amministrazione comunale del capoluogo sardo, però nei fatti finora sarebbero arrivati solamente 140.000 euro. Per arrivare alla cifra di 600.000 euro necessario attendere il 2020. Così questa è la situazione, totale abbandono, immondezza. Nei fatti una struttura totalmente abbandonata in una città, Cagliari, dove la fame di parcheggi è tanta. Via Caprera si trova a pochi passi dal Corso Vittorio pedonale, con tanti parcheggi scomparsi dopo la decisione di non far più passare le auto per gran parte del Corso Vittorio, e poi si trova vicino a un tiro di schioppo anche dal Viale Trieste, una delle strade cagliaritane più trafficate e dove si registrano anche incidenti quasi con cadenza quotidiana. Non c'è solo l'aspetto economico in questa vicenda, ci sono anche le promesse, le classiche promesse, impegni della politica, poi nei fatti sempre disattesi. Nell'estate 2016 l'obiettivo del comune era di riuscire ad aprire una parte di questi stalli per far parcheggiare i cagliaritani nelle sere d'estate in corrispondenza con le notti colorate. Poi nei fatti un progetto caduto totalmente nel dimenticatoio. 400 stalli quindi tutti inutilizzati. La data di apertura ovviamente non è possibile ritrovarla nelle prossime settimane, di sicuro non sarà aperto entro l'anno, anche perché la regione deve ancora dare una parte dei soldi al comune di Cagliari, gli operai, a prescindere dalla questione del passaggio dei denari, devono poi lavorare, darsi da fare e poi, ultimo ma non ultimo, una volta che i lavori saranno terminati, bisognerà capire a chi affidare una struttura così importante, un silos con centinaia di posti auto, per l'appunto in pieno centro città, a Cagliari, in via Caprera, che attende una riapertura che allo stato attuale sembra tutt'altro che vicina.